Capivo a scatti l'insurrezione, e me la figuravo pure a scatti, come la resurrezione di un corpo. Una prima contrazione nervosa, poi il muscolo di un dito che si muove, la mossa di un tic, un risveglio che inizia alla periferia del corpo. Solo dopo essersi sollevato a sedere, Lazzaro ricorda di aver sentito la voce che gli ordinava di tirarsi su. Riuscivo a figurarmi così l'insurrezione, la scarica di un'energia in un corpo spento. Ma com'era arrivata a spegnersi? Come si era ridotta a soldatino di piombo? A scuola non avrei potuto ascoltare una lezione precisa come il racconto di Don Gaetano. A scuola studiavamo fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi finiva l'anno scolastico e il 1900. Un giovanotto aveva sparato a un arciduca e il mondo aveva fatto guerra a se stesso, diviso tra chi stava con l'arciduca e chi col giovanotto. L'Italia, che era alleata con l'arciduca, prima se n'era stata quieta, poi si era messa con quelli del giovanotto. La Prima Guerra Mondiale era stata un unico scavo di trincea, che è un posto in cui gli uomini stanno già con i piedi nella fossa. Ma la Seconda Guerra Mondiale, la ricaduta. Non me la figuravo, la gioventù che si era fatta fondere in soldatino di piombo. Si era trasformata negli adulti che avevo intorno. Erano loro la generazione più inguaiata, decimata, in tutta la storia del mondo.